Allora, abbiamo ottenuto dalla SACAL l'istituzione, insieme agli altri sindaci, di un tavolo tecnico permanente per 15 giorni, che è il tempo strettamente necessario affinché SACAL chiuda la trattativa con 3 compagnie aeree che ci ha garantito essere in corso. Il nome? No, senza nomi, perché voi sapete che in questo momento non ci può essere nome. Attenzione, signori, no, state calmi. Ho detto, non fermatevi sempre sui particolari, ma rimanete nel quadro generale. Abbiamo detto che c'è... Silenzio, per favore. Abbiamo detto che c'è... Si è costituito di fatto un tavolo tecnico permanente che durerà 15 giorni. Giusto il tempo per capire l'andazzo di queste 3 trattative, quale sarà. Da immediatamente. È già stato costituito. Con chi ha parlato? Il martedì con l'ingegner Farabi e con il presidente Oliverio, il quale ha indetto un tavolo per il 13 di questo mese, cioè martedì, in regione, per monitorare la stessa situazione. Ma non è che questi 15 giorni servono per passare la campagna elettorale? Non passano i 15 giorni, a me non interessano. A me abbiamo parlato chiaro e abbiamo parlato tecnicamente, non abbiamo parlato di politica, quindi lontano dalla politica. Noi vogliamo avere risposte. Queste risposte dovrebbero arrivare entro questi 15 giorni. Oltre questi 15 giorni noi riprenderemo, così come abbiamo detto, la manifestazione continuerà, si riprenderà più forte di prima. Adesso basta. Questa è la mia ferma intenzione e la ferma intenzione di tutti i sindaci che sono stati qui con me e che hanno voluto rafforzare e rinforzare quello che è la manifestazione e l'esito della manifestazione. Non c'è alcuna intenzione di mollare neanche un centimetro, ve l'ho promesso e lo ribadisco, e i sindaci hanno fatto fronte comune, siamo tutti insieme per questa apertura dell'aeroporto di Crotone. Sono tavoli tecnici istituzionali. Sindaco, non può partecipare il cittadino. Dovete avere la massima fiducia in tutti i sindaci perché sono i sindaci rappresentanti del cittadino. Chi rappresenterà in questo tavolo tecnico? Tutti i sindaci. I sindaci presenti oggi sono tutti sul tavolo tecnico, nessuno escluso. Oggi avete avuto la sgradita sorpresa di non trovare De Felice. Chiaramente per il prossimo appuntamento vi ha dato risposta, vi riceverà. A me non interessa essere ricevuto da De Felice, a me interessa, l'ho detto prima, risolvere la questione. Se la questione si risolve, a me basta che sono stato ricevuto e sarò ricevuto dal presidente Oliverio. Sono stato ricevuto e ringrazio il dottore Farabi, l'ingegnere Farabi, che ci ha ricevuto e ci ha dato risposte quantomeno esaustive, e è stato disponibile all'apertura di questo tavolo tecnico che durerà, vi ripeto, il tempo strettamente necessario per chiudere questi contratti, che sono 15 giorni. Ma c'è ottimismo? Il tavolo. Io non mi esprimo più in fatto di ottimismo, l'ho fatto prima, ho sbagliato, lo dico ai cittadini, ho sbagliato nell'essere ottimista nell'apertura dell'aeroporto, fino a che non vedrò contratti firmati seriamente con compagnie volative serie e attività volativa ripresa, io non mi fermo. Volate parole grosse. No, è una discussione come un'altra. Vi hanno detto qualcosa il perché si è dovuto arrivare alla protesta per poter ottenere un tavolo tecnico? È inutile parlare del latte versato, è inutile che parliamo del latte versato, perché sennò dovremmo aprire veramente potrei scrivere una Bibbia su quello che è successo in un anno e mezzo di gestione aeroportuale. Ma la SACAL non ti ha dato risposta sul ritardo? No, la SACAL non è in grado di dare risposta oggi sul ritardo. Sindaco, ma facciamo in tempo per la Ryanair? Il presidente della Regione. Allora io non vi. Oliverio deve farsi avanti, perché noi facciamo parte di questa regione, come Reggio, Lamezia e Cosenza, perché noi non possiamo essere. Oliverio, adesso basta. Oliverio è stato contattato e ha dato disponibilità per il tavolo 13, il 13 martedì. Deve prendere decisioni per Crotone. La decisione per Crotone la dobbiamo prendere noi. Gli hanno chiesto se la Ryanair. Allora vi prego e vi ritorno a dire, senza farmi fare nomi, vi prego semplicemente di capire quello che vi sto dicendo.
15 giorni di tempo perché i contratti si possano chiudere. Non diciamo alcun nome. Sicuramente uno solo, la Ryanair. Ma che tipo, io non le dico nessun nome. Che tipo di voli sarebbero? Io non le dico nessun nome. Voli low cost. Voli low cost. Per quale tratto? Scusate. Abbiamo già sollevato sindaco, il problema di Flyserbus, l'abbiamo sollevato anche noi. Sindaco. Flyserbus è stato un bluff di quelli madornali. Lo schiaffo ve l'ho detto, ve lo ribadisco, l'abbiamo preso prima di tutti noi sindaci e io il primo. Non intendevo assolutamente porgere l'altra guancia. Sindaco, sono state... Io lo schiaffo, se è possibile, lo restituirò con gli interessi. Sono state identificate. Questa è la mia ferma intenzione. Sindaco, sono state identificate le tratte volative? Già. Per il nord. Per il nord. Così diciamo semplicemente questo. Per il momento posso dirvi solo questo, così non andiamo oltre, non mi fate scendere nei particolari, perché abbiamo chiesto, ci è stata chiesta la riservatezza. Mi sento di dire, e lo dico ad alta voce anche a nome dei miei colleghi sindaci, che so che è poco quello che vi sto dicendo, perché per tante volte e tante volte ancora me lo sono sentito dire io prima e io ho dovuto dirlo a voi, e sistematicamente si è risolto in un bluff madornale. Oggi vi dico, il tavolo ha una durata temporale di 15 giorni. Quindi non di più. Ma in questi 15 giorni non di più. Quindi sono 15 giorni. Ritorneremo alla carica più forti di prima. E abbiamo il tempo di prepararci. Assolutamente il tavolo tecnico permanente sarà, darà tutte le informazioni.